Sì. Buongiorno Buongiorno a tutti e benvenuti in live. Buongiorno a tutti e benvenuti in live. Oggi siamo qui su GTA 5 sempre con Elisa Smith e vediamo un po' che fare. Perfetto. Facciamo un recap del magazzino, vediamo un po' che c'è, vediamo un po' che ordinare e poi dopo facciamo un giretto. Ok, ho 100 di questi, 150 pesci. Ok. Un po' chiamiamo un po' Orlando, vediamo un po' che fare perché devo fare le palle. Perfetto, funziona il modificatore. Ho scordato cosa sto verso e devo provare a vedere se funziona. Pronto? Orlando, Sì, buongiorno figliuola, come buongiorno stai? carissimo, tutto bene, tutto bene. Hai fatto l'ora? Sei andato a vedere l'analisi. Ieri sera ti ha chiamato per l'analisi del Sì, controllo, no? no, ci vado stamattina a ritirare. Mi ha detto che le notizie sono brutte. Ieri sera non me la sentivo di andare a letto senza, come dire, senza aver analizzato tutto, senza aver potuto realizzare l'eventuale problema e senza poter dormire in tranquillità. Cioè, se fosse stata una brutta notizia, avrei pianto troppo. Avrei dormito Ok. male. E quando è che ti chiedi di andare? Questa mattina spero che ci sia Poletta, tra poco gli do un colpo di telefono. Andiamo insieme? Se preferisci, sì, figliuola. Ok, così vengo con te, va bene? Ascolta, Ma sì, dove però sei ora? è successo un problema. Mi è atterrato un elicottero sopra tornado esploso, sono nella Cosa? merda. Sì, guarda, Elisa, è veramente assurda questa cosa. E adesso c'è uno stronzo che mi vuole investire. Guarda, per Dove sei? piacere, ti vado una posizione, va bene? Andando, Stiamo andando, andando al ciao, ciao. tequila. Ok, ma Ciao, ciao. andando, andando, ciao. Che combinato quello? Che franca. Ciao. Oggi mi servono 150 pesci.
preoccupata. Intanto se vuoi pescarli, pescare pure, li ritirerò. Io ho macchina, perché questa è elettrica, uso solo questa, quindi la lasciamo qua e poi la veniamo a prendere, perché qui dovrei avere la bestia qua parcheggiata, bestia GTS, se non sbaglio. Non vorrei sbagliarmi. Vediamo che auto c'ho. Ah, la Revolter. Vabbè, usiamo la Revolter. Dovrei fermarmi a un banco, ma poi fa dei brutti rumori sta macchina. Devo depositare 15.000 dollari. Ciao, tesoro. Ciao. Io avrei una cosa da fare con Zach Pierce. Se metto la posizione, mi puoi portare lì per piacere? Ok, va bene. Penso che l'avrei già messa su GPS. Ma questo qui è Ok, l'elicottero che ti è sì. atterrato sul... Mi è atterrato, sopra è tornato, poi è tornato, ha preso fuoco, sono dovuto iniziare a scappare fortissimo. Ma va bene. Ma è nuova questa macchina? Cazzo, Ce l'ho tantissimo. ma è un'auto davvero da soldi, Elisa? Costa, però cioè, te la può comprare chiunque, cioè, non costa neanche tanto. Ah, quindi me la puoi regalare? No, è la mia prima macchina questa, non posso mica No. regalartela. E la Skoda? Che è quella tua Skoda macchina carina? Da soldi? È carina e da soldi la tua seconda macchina? La mia seconda, terza, quarta, quinta. Ma quante cazzo di macchine c'hai, Elise? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, forse 12, 13. Vuoi regalare un'auto al Dolce Papi?
Ci penserò con i giorni. Vuoi una macchina elettrica o una macchina? Ok, Elettrica possibilmente perché ho 2000 ce dollari ne in banca. ho una macchina elettrica da poterti regalare, però non va molto Grandissima veloce, però. tesoro. Ma chi se ne Va frega tipo della velocità? 140 km/h, Anche ad 145. ansia 50, va bene. L'importante è che sia elettrica, non posso consumare soldi in benzina, non c'ho soldi. Quello sarebbe il mio parcheggio, però. Vabbè, dai, sono io che ho Vabbè, dai. parcheggiato lì. Tanto non c'è Io nessuno. fossi te, Zach, chiamerei la polizia. Tutto a posto, Orlando, che è successo? Beh, in poche parole mi è atterrato do dolcemente un elicottero sopra Tornado mentre guidavo. E ecco, e quindi puoi immaginare, esploso Direi che te, Tornado, ho Elisa, per dargli una pianto, ho mano, ti ringrazio. sofferto. Sì, anch'io, va che. Ok, venite, venite. Dovreste capire, gli spiego qualcosa, se gli parlo di qualcosa, ecco. Andiamo nella meeting room. Volete bella bere qualcosa? No, no, grazie. Sempre gira a sinistra, a sinistra. Cazzo, ma questo qui è il tuo ufficio, cazzo, ma sta. Ma qui ci lavora un sacco di gente. Sì, diciamo che la maggior parte adesso sono fuori, però questa qua comunque è come sede quando vengono qui per Lavorano lavorare. in smart working. Sì, premete qua il pulsante per entrare e aprire la porta scorrevole. Purtroppo qua deve venire ancora il tecnico a sistemarla. Eh no, no, devi premere il bottoncino per entrare qua alla porta scorrevole. E io sono qui. Tu... Ah, è dentro, dentro. Ah, Fate tutti ok, un scusate. salto che capiamo Fare un bene dove salti. siamo. No. Scusami, Zack, ma tu dove sei? Ah, Aspetta. eccoti. Che brutto sto posto. Sono Eccolo! estremamente confuso. Sì, A non ti posto. preoccupare, A eccoti. posto? Tutti a Ok. posto? Siamo qui, perfetto. Allora, mi posso sedere? Senti, senti. Sì, se riesci. Non ti preoccupare, sono il re della seduta! Un attimo, ci sono quasi. Orlando. Il Purtroppo re della c'è seduta! diciamo che abbiamo chiamato una ditta per sistemare, però insomma, ci vuole il. Sistemare che cosa? Sono comodissime queste sedie. Un po' basse, forse. È un po'. No. Allora. Sì. Dimmi tutto intanto. Allora, io ho visto che si, ho controllato il livebook, ho visto che si può essere VIP, Pro e tutte queste cazzate. Vorrei sapere la differenza. Allora, tra il Pro e lo Ultimate, dici? Tra le due versioni. Quello che vuoi, sì, bravo, bravo. Vabbè, la versione quella Ultimate, come è scritto sul tablet, praticamente ti dà il verificato ed è a vita. Ma aspetta, ma dove le trovo queste cose che leggi? Se vai sul tablet, c'è la sezione tipo diventa Pro, c'è anche la pubblicità messa in parte a destra, se vedi, se scorri giù. O se no, devi cliccare sul tuo nome e c'è passa Pro. Hai trovato, aggiornami a Pro, c'è scritto. Esatto, premi quello, cioè, se scendi c'è scritto il prezziario e che cosa ti dà. Trovato? Mi avete saluta bene, ma è vero? Sì. Sì, Elisa. Come va invece te? Tutto bene, tutto bene. Sto cercando un dipendente, io. Purtroppo Ho fatto pure i bandi su Lightbook, hai visto che nella sezione lavori. hai messo su lavori? Ok. Ma nessuno è interessato, cioè. Domanda, i messaggi che si promuovono sono tre al mese? Sì, no, nel senso puoi promuoverne tre in generale. E Quindi. rimangono promossi nel corso del Sì, tempo? rimangono promossi sempre. Dopo, se tu fai quello mensile, Cioè, alla fine quindi, del mese scusami, ma tolgono. perché la chiamate promozione quando in sostanza uno paga una pubblicità, eh? Eh? Uno paga una pubblicità, non è una promozione. Puoi No, fare una allora, pubblicità. sono due cose diverse. Cioè, tu Ok. volendo puoi fare anche delle pubblicità. Cioè, ad esempio, puoi fare.
fai un pagamento, noi ti carichiamo dei soldi sul tuo portafoglio, quello di Lifebook, e compare una pubblicità lato a destra, o in generale compare ogni tanto. E quanto costano le pubblicità? Dipende da come la fai. Se tu apri la sezione pubblicità puoi scegliere tipo se pagare, che ne so, $100 mi pare adesso a visione o a click. Porca puttana, ma ci paghi in anticipo, giusto? Sì. Ma aspetta, piuttosto che parlare di queste cose qua, raccontami cosa dovevi fare. Allora, io vorrei diventare per il bollino del verificato, voglio avere il coso per far capire che sono una persona importante. Ok, quindi non è che devi aprire un locale, allora, proprio sul tuo account. Sì, no, questo è sul mio account. Poi in realtà vorrei, dato che non trovo lavoro, stavo pensando di fare il paparazzo. Cioè di andare in giro, fare le foto, vedere le foto. Se i giornalisti non vorranno le foto che faccio, creo una mia pagina indipendente. Un giornalista freelance. Sì, al massimo sì, no, però proprio paparazzo. Tipo, ci sei tu, Zach Pierce, che lavori qui e sei molto importante, sei ubriaco e stai facendo fichi dentro il locale. Io ti faccio una foto e ti fotto la vita se tu non mi paghi. Capito? Ok. Una cosa così pensavo, cosa te ne pare? Ok, ci sta, però se devi fare il paparazzo magari devi essere un po' nascosto. Sì. Quindi sponsorizzarti troppo non è che sarebbe la cosa migliore, penso. No, però tipo pagina Livebook non è che c'è il mio nome. Però cioè, okay. Anche... Non te lo devo dire allora per rimanere scritto. Ma magari. Innanzitutto, ma adesso io ti sto dicendo queste cose, poi magari se la farà qualcuno non è detto che sia io. La questione è che se la pagina la crei tu, poi dopo si può risalire al fatto che sia tua. Però comunque E se uso una nuova email? Potresti creare un nuovo account, però dopo lì non è che posso dare, cioè, un po' particolare. È un casino, È un po' un casino. Perché allora la cosa è che, cioè, se tu ti fai pagare, dai le foto alla Weasel News, ti fai pagare da loro, magari loro ti fanno tramite. Certo. Cioè, potresti fare questo passaggio di soldi, nel senso, la Weasel News si fa pagare da questo. È come dire... Fai una cosa, ho un'idea. Voglio vedere, ricordi... se funziona il mio lavoro, scaccolati. Ti ricordi Spider-Man? Ti scacco di Che lavorava piacere. Per... No. Dai, 2 secondi. No. Un ditino veloce nel naso, non scaccolarti davvero. No, non creiamo... Metti un dito dentro il naso. Allora, Orlando, parliamo di cosa serie. Allora, come prendi di trovare un lavoro se metti così? Quella cosa lì ci potrebbe stare. Cioè, allora, c'era ad esempio quando lavorava ancora capitano, chiedeva le foto tipo degli incidenti strani che succedevano in città, e poi dopo lui ci faceva i post, tutta roba così. Andava in giro per locali, faceva le recensioni. Ed era anche carina come cosa alla fine da fare. Chi è che faceva queste cose, scusa? Capitano, il signor Capitano. Gaetano Ascapece, che adesso è diventato... Quel maledetto brutto pezzo di merda che ha provato a rovinarmi la vita. Già, vedi, quindi penso che capisci cosa voglia dire, visto che vuoi fare la stessa Elisa, cosa. Ti devo raccontare questa. Ieri ero con Willy e è venuto col meccanico per riparare. E adesso non siamo in brutti rapporti, devo essere sincero, però io una persona che lui proprio non capisco. Sai cosa mi ha chiamato ieri? Come ti ha chiamato? Papà. Vabbè. Cioè, allora, subito mi fa papà, io gli dico: senti, devi aspettare un po' per diventare mio figlio. Mi sputtano la polizia, gli dico: non diventerai mai mio figlio, stronzo. Riusciamo a chiarire questa cosa qua, e dopo 3 giorni mi torna a chiamare di nuovo. Mamma mia. Io sono sconvolto, non capisco come mai. Guarda. Io gli ho detto: non mi chiamare così, mai più mi fai girare il cazzo, chiamami Orlando. Capito. E mi fa: ma posso anche chiamarti nonno? E ho detto: no, Orlando Cecchetti. Allora, io non sono un avvocato, quindi magari queste cose andate a parlarne con un avvocato. Per adesso parliamo di... Scusa. Sì, no, è più che altro perché sennò dopo si divarica. Piuttosto andiamo a berci una birra al tequila. Sì, però c'hai ragione. Tanto per fare 2 chiacchiere. Però finiamo questa cosa di lavoro, che sennò dopo si prolunga. Allora. Scusi, ho borbottato tra me. Anche adesso. Allora,
La cosa sarebbe, tu dovresti provare ad andare a vedere la Weasel News se ti assumono. E magari tengono il tuo anonimato, visto che sei comunque molto presente in città, quindi sì. Potresti fare da... Sì, prendere le foto e tutte quante, poi dopo fornirle a loro. Yeah, però se vuoi rimanere freelance, magari ti danno una piccola quota sui guadagni. Dici che... Ma poi, tra l'altro, io non sono mai voluto andare a lavorare alla Weasel News perché c'era sto scapace. È stato licenziato. Che non so che cazzo pubblica. Da quel che ho capito è stato licenziato. Ho visto, fa il meccanico, perché... penso anch'io che non lo pubblica. È stato radiato dai giornalisti? Perché credo, radiato. È appunto perché ha esagerato, forse, non lo so. Sì, ne ha combinati di sicuro tanti di casini. E adesso comunque farò di sicuro in modo di informarmi. E probabilmente andrò a lavorare là. Va bene. Birozzo... Dico, lì loro c'è già Ronnie che, siccome è il proprietario della pagina, c'ha il pro lui, quello mensile. Ho capito. Che quindi sponsorizza i post della Weasel News. Sì, paga lui e sti cazzi. Se invece volevi farlo freelance te, sarebbe la stessa cosa, però rimarrebbe a te. Perfetto. Ti ringrazio per tutte le info. Diciamo, l'unico di quelli che lo utilizza che non è... Diciamo che non ha un business, che ha un qualcosa di particolare, c'è... Severino, che ogni tanto, ogni giorno, magari pubblica i post, quelli, il santo del giorno, è una cosa carina che è come idea. E allora, oltre al fatto del McKenzie, c'ha il pro anche per quelle cose lì che le pubblica, e insomma dà un po' di vita al social. Sì, no, insomma, quello che cerchiamo è che gente che non pubblichi, insomma, guarda la mia nuova auto e rimane postato per mesi, quella roba lì. Ecco, roba insomma che porti la gente a sapere cose della città. O comunque che dia il buongiorno, roba così. Ok, ho capito. Infatti io vedo Severino che scrive sempre buongiornissimo, la Madonna Santa Maresa di Calcutta e queste cose, scrive lui. Sì, poi dopo se la gente, cioè, hai un grande seguito, è così. A pagamento si prende quelle cose lì. Quindi ho capito, vabbè, dato che comunque siete dei ladri e fate passare tutto tantissimo, se vuoi una piattaforma che sono solo delle cose digitali che premi, mi viene a dire che siete un po' dei ladri. Adesso comunque ci ragiono, ma ti ringrazio per tutto il tempo che hai sprecato. Lo so, è difficile da capire all'inizio. Sì, vabbè, però puoi chiedere pure. Però io l'ho capito bene che siete dei ladri, altro che difficile da capire. Orlando, smettila! Beh, ti dico, guarda, c'è chi invece ha cominciato da zero, piano piano, poi facendo eventi, robe, piano piano se l'è guadagnato, quelle cose lì, ma erano casi eccezionali. Sì, posso immaginare. Mm-hmm. Quindi se tipo faccio tutte le cose grandissime, gigantesche, potrei meritarvelo. Bisogna vedere, deve diventare. Se divento un VIP della città, per dire, tutti mi conoscono, e tipo tu vai in giro e dicono Orlando e ti dicono: ah sì, quel genio che conoscono tutti. Ecco, non accadrà mai, Orlando, non ti preoccupare. Ma scusa, figliuola, uno, non chiamarmi più Orlando, perché io devo ancora fargli fare i documenti all'avvocato. Io sono stanco di che i miei figli mi chiamino per nome. E ormai ci sei solo tu che lo fai. Vabbè. Al massimo questo ne parlate con l'avvocato. Sì, no, parlo davvero. No, comunque la cosa più veloce sarebbe quella, tramite pagamento, perché sennò questa cosa qua graduale richiede mesi e mesi di impegno sul social ogni giorno, probabilmente. Va bene, ho capito. Ti ringrazio comunque, anche se sei un ladro. Possiamo andare a berci qualcosa? Tranquillo. Dai, per il tempo stupido che mi hai fatto sprecare, io direi che come minimo puoi offrirmi la colazione. Va bene, nessun problema. Grazie, caro, dai, andiamo, ti apro la porta, io in compenso. Tranquilla, Elisa. Guarda, mi dispiace per come Ma tranquilla. Va. Prego. Niente. Grazie. Vabbè, volevo far passare te prima, che maleducato. Queste donne che vogliono passare prima dicendo: oh, io sono donna, quindi dato che sono donna passo, ma che cazzo volete, porca puttana, l'educazione. È così che ti hanno educato i tuoi genitori lì? Ah, aspetta che sono tuo padre. Vabbè, come ti ho educata male. Adesso spero tu abbia imparato una lezione oggi, figliuola. Come sta Borelli invece?
L'ho sentito ieri, dopo 2 giorni che non lo vedevo, che è molto impegnato Infatti da fuori un po' che non lo città. vedo. Lavorare Avete molto. consumato poi alla fine dopo il matrimonio? E perché ha molti orari molto, diciamo, impegnativi fuori città, ha fatto un po' di Quindi, questo niente periodo. sesso. Ma tra l'altro con il mojito adesso che sei presa così. È Ora che sono da sola poi, sì. un bel casino. Ok, fammi chiudere qua, che sennò. A posto. E vabbè, niente. Dai, ci vediamo su al tequila Ci vediamo allora. Ok, al tequila. Sì, va bene, va bene. ma che auto è questa che... La Revolter. No, vabbè, Jack, posso venire con te? Voglio avere l'aria del Veramente, cappellino. veramente molto bello. A me piace più che altro la parte dietro con i fanali, le luci dietro sono Fa vedere. bellissime, tutte in verticale. Sì, molto, molto bello. Ok, vabbè, gli do un passaggio Ma io. che cazzo ha fatto, Eh sì, guarda. aspettatelo. Orlando! Cioè... Oh, mi salta in aria la macchina! No, No, Orlando, non farlo, che no, salta no, in aria la meglio di no. macchina. Ma quale No, salta in aria Orlando, non aspetta, Orlando, per alzati favore, prima che... non sono così pesante. Orlando, No, non è quello, sono aspetta. ignifugo, cioè, Orlando, sono alzati. forse meglio. Orlando, Andiamo. alzati. Sì, no, ma è meglio che ti alzi prima che salgo io perché potrebbe succedere qualche problema. Ecco. Però io mi sarei trovato molto bene, insomma. No, tranquillo. Ah, sali, però è meglio che ti metti la cintura. Certo, mi vedo la cintura. Ma se te la sarei messa anche lì sopra, me la sarei rodata da sotto sopra, poi sarei passato sotto per chiudere. Il prezzo è specificato per quella. Certo, beh, io sono un VIP davvero, quindi nel senso non ci vedrei nulla di strano. È chiuso? Chiuso? Sarà via fra una consegna zuppita, niente. Ma che. Forse il retro, non lo so. Perché chi c'era? Che avevo detto che era aperto. Zopito c'era. Ah, è Zopito. Non so se è sul numero, vediamo. Come cazzo l'ho salvato, comunista di merda, non mi ricordo. No, non è Marco, è Zupito. Chi cazzo è Zupito? È Zupito, non è Marco. No, non lo so, sono un po' confuso, devo essere sincero. Zupito d'amico. Non c'è. No. Mi sa che è impegnato. Ghiaccio. Ciao Zenor. Provo a chiedere, il concessionario si è aperto. Ma l'offerta di lavoro l'hai bustata? Non si può bustare. Ma se l'hai. Ah no, perché l'offerta di lavoro viene comparsa lì e Non basta. compare Però come posto, cioè il compare anche posto come l'hai posto della fatta. pagina, ma non compare come Aspetta. cosa. È una cosa strana l'offerta di Ghiaccio. lavoro. Dove posso entrare? Ma porca... Scusa. Oddio. Scusa, c'ho il tablet che mi si è bloccato. Opla. Aspetta. Dopo vado da Polenta, cioè da Takumi faccio. Ah, ho aperto lo smoke ieri. Sì, ieri sera, sì, poi dopo vado da Willy. Vuoi un po' d'erba? No, non ti preoccupare, tanto Scusa. non zoppico, Scusa, quindi scusami. non ti preoccupare. Veramente, perché già abituato al periodo con lo smoke chiuso è tutto un casino. Fammi controllare, perché si mette?
compare nella sezione lavoro e non, cioè nella, nella pagina compare la freccetta, non puoi boostare. No, non puoi boostarlo, cioè pare anche là sotto la, pare come posto della pagina, ma tiene scritto solo modifica o elimina. Ma che apre le macchine? Tiene scritto solamente modifica o elimina lavoro. E niente, allora ti tocca fare un post con scritto. Infatti l'ho fatto, adesso lo boosterò, mi sa. Peccato che, peccato che ancora non funziona i messaggi boosti, non puoi vedere ancora. Allora, quei tuoi personali sì. Sì, quelli sì, delle pagine so, non capisco zero. Perché non funziona. Però non riesco a vedere i post boostati delle mie pagine. Sistemarlo lassù. Infatti, adesso devo vedere, ma capire un attimo quali messaggi ho boostato, perché sennò. Se pensate a Livebook, vado anche a sistemare il profilo. Sai come si fa? Tu aggiorna la home e quando vedi i tuoi messaggi che non vuoi più avere boostati, lo cancelli da lì direttamente. Quindi praticamente ogni volta che aggiorni la home vedi magari un post che non vuoi più avere boostato. Così. Appunto, e boosta. Perfetto. Aggiorniamo. Aggiorniamo. Stacca posta Resivit, come io in. Così, lo boosto. Ok, perfetto. Poi la cosa news. Poi cos'è che c'ho ancora di boostato mio? Moito in. Questo non ha detto le vendite. Niente. Che ore sono? 11:45. Vabbè. Questa è la Sandra Security Agency. Boh, io vedo tipo, allora, ho boostato 3 pagine su 3. Ma quella è un'altra cosa. Esatto, poi dopo ho boostato 3 messaggi, ma tipo ne arriverò. Quello del cerco dipendenti e quello dell'agenzia di sicurezza. Poi non mi ricordo che cos'altro ho boostato, perché non mi ricordo, cioè. Perché non te ne lascia fare altri, giusto? No, cioè, non lo so, sinceramente, se me lascia fare il menu, io vedo il menu del mojito. Ah, il menu anche? Oddio, ma quello vecchio o quello nuovo? Quello nuovo, credo. Di quando è il post? Aspetta che... Perché mi era comparso, stavo controllando, appunto. E se l'hanno consegnato? Sì, ma a mezzanotte è passata. Esatto, Security Agency, vedo quello della che cerco personale per l'agenzia di sicurezza. Ora ho boostato eccolo qua. Quello di 20 ore fa. Ah, il menu quello di 20 ore fa è boostato? Vi riproponiamo il nostro menu. Sì, ah, ok, sì, è boostato proprio. Ah, perfetto, perfetto, ok. Quello è molto bellino. E questo è boostato e questo è boostato, perfetto. Questo non si può boostare. Questo è passato. Questo mai è passato, che si è visto, si è visto. Ok, quindi ho quei due messaggi lì, poi ho boostato questo messaggio qua. Qui c'è uno interessato, ma l'ha già assunto. E vabbè, niente, dai. Sì, ho visto un po'. Ho boostato poi. Oddio, ma si chiude il tetto quando? Sì, ha un piccolo problema sta macchina, ma che solo figo. Ma solo voi vedete questa cosa. Perché io lo vedo aprire normalmente. Ma rifare un attimo. Guarda. Cioè, se io mi metto a guardarmi il bagagliaio, riparte sulla capote. Esatto, ho visto. Sì, si chiude. Sì, ma solo se lo faccio io. La tua invece come va con le... Ma non hai neanche una cabrio preso? Sì, la Issy basta. Ah. O se no avere la Grotti Stinger, però che si toglie solo da Jack e si mette solo da Jack. Bella, bella.
Comunque questa qua è veramente Cioè qua professionale. piace tanti sta macchina, devo dire, Ma c'ha quel che di, come dire, di professionale proprio esatto, per quello da... la uso lì tanto. Perché la uso infatti per le aste, andare alle aste, per andare alle cose speciali, cose Quanto viene questa? così. 50 di listino, se non Sì? sbaglio. Cos'è, una Sì. berlina? È una Sport. È una sport? Sì. Oh, È bella. Ubermach 3 Volter. Bella bella. Chissà magari cosa si può fare. A Magari tutti, gli interni diciamo, belli aggiornati. l'interno si Belli. sta messi bene, però non piace molto la parte davanti a me, devo dire, sai? Il muso Ma non mi in realtà non ispira mi molto. Non dispiace. mi è A me non piaciuto. dispiace. Mi è sempre piaciuta la parte sul retro, ma la parte Serviva un dietro. passaggio Orlando? Orlando, Sì, Takumi è volevo. arrivato? Sì, scusa. Takumi? Lo provo a chiamare, però adesso dovrei dare anche un attimo il discount. Beh sì, però chiama Takumi perché se dobbiamo vedere se è arrivato per andare all'ospedale. Provo a chiamare Polet. Bene, Adesso mi manca Anthony che deve fare il pro e Erika deve attivarlo per la pagina del concessionario. capito. Tu hai preso il biglietto da break? Cazzo, ancora no. La lotteria non l'hai Devo presa andare ancora a ancora? prenderla. Non so se fa stasera No, l'asta, eh? no, no, no. No? No, al massimo domani o dopodomani. Ci Dai ho parlato ieri che... sera, ci ho parlato. Perché facciamo Buono. un'altra volta combinazione perle più asta. Dato che è Ah. piaciuto molto alle persone, facciamo un'altra combinazione. Magari facciamo prima l'asta quella volta lì e poi il perle, ecco. Così. O Ci sta, il poi vediamo. contrario, vedremo un po' sempre magari come fare. Perché la scorsa volta è piaciuto tanti venire al perle e poi fare l'asta. Sì, quello sì. Vediamo, vediamo. Vabbè, dai. Vabbè, Vado avanti io ci che vediamo ora. così torno a Devi andare casa. a lavorare? Boh, adesso vado a farmi una pausa pranzo e poi dopo torno a girare un po'. Capito, capito. Vabbè, Così. ci vediamo allora. Ciao, Ok. Ciao. Zac. Ciao Orlando. Quindi chi mi dà il passaggio il Io, discount? andiamo, andiamo. Va bene, grazie. Ok. Ciao ciao. Ciao, Zac. Che mi racconti allora? Ciao! No, che mi racconti tu mi verrebbe da dire che cazzo ci facciamo qua? È un passaggio segreto? Cioè, in che mondo siamo? Ma Aspetta, aspetta, ferma, 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 ferma. Ok, qua c'è da indagare. Allora, questa galleria. Sono abbastanza certo che porti da qualche parte. Nessuno abbastanza certo. Questo mondo sta andando a pezzi. Dove siamo, Orlando? Siamo nel sottosopra. Oh mio Dio. Cazzo, ne avevo sentito parlare, ma non pensavo esistesse davvero. Attento a non andare troppo in là, che se c'è qui, c'è nulla. Orlando, devo capire come uscire da questo Io posto. so come farlo! Ma Orlando! Sì, Orlando! Orlando! sono uscito dal sottosopra, figliuola! Qui, bisogna passare qui? Sì, santa Prendo la fortissima, macchina un pollice attimo! nella testa! Spostati! Oddio! Spostati! Oddio, ti ho preso sotto? Aspetta, Elisa, ferma, ferma, Sali! ferma, ferma! Guida tu che tu vedi le cose Sì, ma normali. tiro una testata là. Guida tu che io non vedo nulla. Sì, ma Oddio! Ok, ho visto tutto! Oddio! ci sei?
Visto, Sei sì. uscita dal mondo del Sì, sottosopra? sono uscita dal sottosuolo. Cioè, bellissimo. Ma ora vorrei capire proprio dove cazzo siamo. E tra poco mi sa che andiamo tipo dove c'era la gara la scorsa volta, ti ricordi? Dove c'era il cantiere? Dove si gira? Qui a Andiamo destra, qui a qua destra, qui a adesso. destra. Ma che insomma, conosci tutto proprio, brava. Che posto strano. C'è tutto interrato qui. Entra qua, attento. Oddio, ma davvero? Entra. Piano, 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 piano. Ci rivoltiamo. Ok, vai, prosegui. Ma secondo te se io vado forte riesco a fare un No, no, 360 no, gradi? Orlando, no, Orlando, Sì, ma distruggi la allora. macchina, poi chi ci viene a Ok. prendere qui sotto? Orlando! Piano! Facciamo che guidi tu. Ah, Orlando! Oddio! Ai, 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 ai. Orlando, mi distruggi la macchina. Dio mio. Hai anche ragione. Oh mio. E poi vedete la. come torniamo su, che siamo questi tubi sotto È che terra. va troppo forte questa Devi macchina, andare adesso rendi piano. conto a questa roba. Oddio mio. Oddio Cioè, mio. Sei intero? sì, guida tu che è Meglio, meglio. va? Sì. Sali. Mamma mia. Ok, la macchina funziona ancora. Un Aiuto, attimo guarda qua che. dietro che buca, c'è. Sì, infatti ci sto per inciampare adesso. Un attimo che chiamo Piuma. Siamo bloccati qua sotto, siamo Non è vero. bloccati. Comunque c'è Piuma, al massimo mi Aiuto. faccio venire a prendere da lei. Aiuto, no! Cioè, non possiamo più tornare su, Orlando. Non dire così, non dire così, ce la possiamo Orlando. fare, prendi la ricorsa. Con ricorsa non ce la farò mai. E visto che cosa alta lì. Non ce la farò mai. Senti, vuoi che ci pensi io? So già come farla. Via! Oddio. Brava, brava figura che Madonna c'è. mia, distruggerò la Bellissimo. macchina, Orlando. Aiuto, oddio. Guarda che c'è un gradino qua. Ok. Ok, perfetto. Ah, Ce l'abbiamo fatta, pronto. mamma mia. Ah, sì, caccio. Siamo finiti nel sottosopra, ho dovuto utilizzare l'incantesimo del Last Christmas. Cosa? No, non mi sono toccato, il Last Christmas è un incantesimo dei vecchi antichi del Natale. Scusa, dovresti studiare un po' di più le fantasie. Vabbè, siamo Mio finiti Dio. nel sottosopra e siamo dovuti uscire. Sto arrivando adesso al discount, la conosci Lisa? È mia figlia, guarda una caga caccio, però te la presento. Oh, che cazzo A tra chi? Mi poco. A tra poco, ciao, ciao, ciao. stanno Cosa, chiamando, figliuola? eh. Un attimo, ti Oh, stanno no, ma. chiamando. No, no, ma. Pronto? Oggi che ora ci sei il pomeriggio? Non lo so, dipende, potrei anche arrivare per le 3 per tirare il pesce Va bene. e poi andarmene. Quando ci sei, tu chiamami. Va bene, ok. Ciao. Ciao. Forse più, ma quella lì. Mamma mia. Adesso tutta la macchina. No, Mi dispiace, ti do $50 non per il ti pranzo. preoccupare. Io ho fatto il possibile che va troppo forte, non so. Scusa, ma la macchina elettrica, quella che mi potresti dare, È dove sul ti presento? paleto, Ah, allora dopo ci vediamo un attimino, vero? eh. Sì. Sì! Sono felicissimo, figliuola, grazie! Mi rendi proprio il papà più felice del mondo! Bene, bene. Vedo piano che non vorrei finire nel sottosuolo, ecco. Certo, no, io invece è stata un'esperienza, dovrei studiarla di più questa cosa. Prova a sedare un po' di. Oddio, un attimo, che. Devi andare dritta e a sinistra per il discount. Perfetto. Grazie cara. Ma pensi di aprire un Vito? Ora? Se apre adesso un Vito, io magari vengo lì a fare colazione, non ho ancora mangiato, e poi mi fai anche vedere la macchinina. Va bene, possiamo provarci, ecco.
Giulia, che puoi provarci. Se vuoi te la apro io la porta, sto da prendere il Grimaldelli apposta. No, cioè, posso provare a aprire, sì, cioè, vediamo poi. Vabbè, va bene, va bene. Comunque, come minimo passo a Paleto, ci vediamo a Paleto. Che sì, sì, va bene. Ma come tu, come vieni sotto a Paleto? Non so, vengo con cosa, con Piuma, dovrebbe arrivare qui, non ti preoccupare. Va bene, ok. Grazie, ciao. Cara, sei stata gentilissima. Cioè, ciao, tu mi hai distrutto la macchina. Cosa? Tu mi hai distrutto la macchina. Lo so, mi fai dire che te lo pago, però se poi mi dici no, non me lo devi far pesare. No. Ciao. Va bene. Ciao, ciao. Meccanici. Salve, ho bisogno del meccanico qui al garage centrale. Arriva. Grazie. Ciao. Aspettiamo un meccanico, invece ci ripara la macchina. Ma che scena, che avevi sotto il buco. Mettiamo al meccanico.
È brutto essere senza internet, lo so. È capitato a tutti una volta nella vita. Si è bagnata la macchina. Buongiorno. Vedi, è un po' tutta rotta la macchina. Potrebbe fare una Problemi. riparata al fore? Sì. Grazie mille. Mamma mia, che brutto tempo che c'è. Ottimo. Perfetto. Ecco qua. Fatelo Grazie mille. un attimo. Sì. Sento che non si sbagli troppe foglie. Infatti stanno bagnando. Ecco qua. Grazie, la Grazie ringrazio. mille, buona Buona giornata. giornata di merda. Madonna, è andato sotto il ponte, non prende più. Essere ancora lì al discount.
Dove sei? Pronto? Dove sei? E dove sei? Io sono qui a Palermo. Ho dovuto riparare la macchina, sto salendo ora, ok allora? Va bene, e ci troviamo al parcheggio o al Mojito? Dove c'era la macchinina? A casa mia c'era la macchina. Ah, vivi a Palermo? Sì. Perfetto, allora ti aspettiamo al Mojito, ok? Ok, ciao. Ciao, cara. Ciao, Damiele, buona, benvenuta. Buongiorno. Ciao. Nulla di che, non si cambia nulla di che, solo che stiamo cercando Orlando ora e siamo sempre meno player nel server, cioè no, oddio. 4 player siamo solo purtroppo. Ah, capito, capito. E niente. Ancora, che palle, oh. Oddio. Vai, se vai a dire dem. Potrei regalare questa macchina qua a Orlando. Ciao, buongiorno. Tu in casa puoi passare più avanti? In che senso passare più avanti?
Non lo so se mi passerà mai su Red Dead. Non mi è mai piaciuta. Cioè, Red Dead non mi è mai piaciuta. La deposito così qua, così poi quando la spawno dopo che la vendo. Pronto? Dove sei, Elisa? Al Siamo il... mojito? Dove siamo il mojito? No, io sono al mojito. Ah, sei dentro? No, sono fuori. Senti, io sono davanti alla porta del mojito, tu non ci sei. Sono qua. Guarda che sei in ritardo, vai bugiarda. Allora avevi ragione, forse non hai quella macchina blu. Che tra l'altro è veramente bella questa macchina. Ti piace? Sì, è strafica. Quando l'hai presa? Quando l'ho presa? Sì. È 5 mesi fa. Sì. quella che mi vuoi regalare? È Oddio, ma è stata la mia bellissima! prima macchina che ho comprato in tutta la mia vita qui allo Santos. Sì. Ed è quella elettrica. È l'elettrica, sì. L'ho presa ancora quando ero poliziotta. Ah, ok, ho A capito. 15 kg di portabagagli, velocità massima di No, aspetta. 145 km/h. Figliola. Sei stata poliziotta tu? Non lo sapevi? No, non ne avevo assolutamente idea. Vabbè. Ma... Comunque, 15 kg di portabagagli, velocità massima 145 km/h, modificata un po' esteticamente. Ah, ho capito. Ma ti fumi le cucuzzelle ogni tanto, figliuola? Ti Che fumi le cucuzzelle? significa? Ti fumi le canne? No! Ah, Perché dov'è? ok, no, me lo chiedevo, ma come mai non lavori più in polizia? Cosa è successo? Dimentichiamo. Comunque, Ti hanno radiato? poi dopo vuoi vedere un po' qualcos'altro? Ah, mi sembra che tu stia cercando di eludere l'argomento. Non voglio parlare della polizia. Va bene, Comunque, certo, non parliamone. Allora, io per fortuna sono... portabagagli, motore elettrico, vedi là davanti le Sì, con la pioggia non è che tipo esplode, perché è un batterie? cortocircuito, vero? No, no, sta macchina va all'infinito, puoi anche non fare mai benzina. In questo momento c'è solamente 3 km di viaggio. Mi è Perfetto, stata perfetto. resettata la centralina un po' di tempo fa, hanno fatto un po' di restauro alle macchine. È stata risultata la centralina, e infatti l'ho tirata fuori poco fa dal garage di casa mia, che era a 0 km, proprio Beh, io pianta. direi tanta roba, no, a questo punto. Sì. Sono Dai, comunque, 45.000 dollari, grazie. guarda. Sto scherzando. Ma quando cosa è nuova questa qui, scusa? Sono Comunque, qui guarda 9, che cosa bravo tipo che sono. 19-20.000 euro dollari questa macchina qui. No, guarda che bravo che sono, ho già preparato tutti i documenti. Ah sì, Pensa che peccato che mettiamo dovevo una andare. fiammettina a testa. Eh no, perché sa che peccato che dobbiamo andare però a concessionare per fare documenti. Va bene. Comunque, Allora sì, andiamo tieni a le concessionare. chiavi, ti do le chiavi, anzi no, Grazie. vieni, sali in macchina con me che ti porto al Sì. garage di Paletto e ti do le chiavi. E Va bene. chi è come cazzo vuole venire? Amica mia, vuoi venire? Andiamo bene. Com'è che potete parlarvi anche tra di voi? Non è che vi devo fare per forza da tramite. Eh no, che chiedevo, ecco, non la conosco. Salve, piacere, Lisa Smith. Oh, bella, Yuma. Piuma, va bene. Ah, Orlando, sai che io ho sta macchina qua che ho qui a destra parcheggiata? Identica, ma non cabrio. No, scusi, ho perso l'ultimo pezzo, ho capito solo Gabriel. Gabriel. La macchina di lista? Vabbè, No, quale dici? Quella di prima? No, dov'è? ci ho fatto caso. È che c'è tutti i vetri oscurati, non vedo un cazzo di là dentro. Ma là dentro si vede Orlando, cioè dai. Perfetto, tieni qui le chiavi. Ah, aspetta che controllo se c'è qualcosa nel portabagagli. No, vuoto. Ecco qua le chiavi, Orlando. Perfetto. Ottimo. Poi dopo vado a dare il documento al coso e gli Un così c'è dollaro. tutta l'accreditazione. Cazzo, un dollaro, mi avevi detto regalata. No, vabbè, scherzo, prima che cambi idea. Ecco qui. Tieni il Perfetto, dollarino. grazie.
Perfetto, Grazie mille, allora Chiara. adesso ce l'hai qui parcheggiata Ce l'ho e qui, perfetto. si chiama Cheval Surge. Perfetto, adesso poi il nome lo decido io, Cheval Surge fa schifo. Secondo te io posso dire ciao, è arrivata la mia Cheval Surge. Ecco, e direi che le troverò un bel nome adatto alla bellissima macchina che è. Potrebbe diventare la fidanzata di Elettra. Bene. Adesso poi vi presenterò anche Elettra. Sei stata veramente carina, Elisa, non me lo sarei mai aspettato. Fatti dare un Ne ho abbraccione. 47 di macchine, una potrei anche regalarle. Cioè, beh, senti, allora posso dirti una cosa, tesoro mio? Eh? Faresti molta più bella figura a far finta che questo qui sia stato un sacrificio per te piuttosto che come se tu mi avessi buttato Carissimo 800 papà, guarda, hai fatto veramente, guarda, sono contenta di aver dato questo Ecco, bravo, almeno, non ti preoccupare, ancora c'è ancora comunque. regalo. La metti via? Andiamo a mangiare il mojito. Chiamiamo un attimo il concessionario per vedere se possiamo fare il passaggio di proprietà. Va bene, dai, facciamo un salto, salite pure. Perfetto, possiamo andare a fare un giro. Speriamo, anche se secondo me è abbastanza improbabile. Spero che con la nuova gestione cambino un po' le cose qua sulla palette, almeno. Magari c'è qualcuno. Comunque, Blu, veramente, volevi passare senza farti notare, giusto? Ma blu è bellissimo il colore per questa macchina, Cazzo, questo blu è un pugno nel bellissimo, hai eh. ragione. Un pugno nel bellissimo. Veramente splendido. Un pugno nel bellissimo. Sì, è un pugno nel bellissimo. Cioè, Sì, quando tu, esatto, sai sì. cos'è un pugno nel bellissimo? Quando tu vedi una persona bella, le tiri un pugno e fa schifo al cazzo dopo. Ecco, è la rappresentazione perfetta della macchina. Capito. Molto, molto carina. Comunque, devo andare a recuperare qualche macchina in giro sparsa per i parcheggi. Che fai, oh? È benzina. Ma non devi far benzina a sta macchina! Cazzo, c'hai ragione. Te l'ho regalato apposta perché Beh, guarda, beh, con i chilometri dici che ho 27 di benzina, ti spenderò preoccupare! 28. Posso stare tranquillo, non è che è un problema. Arriverà a zero e poi non te ne andrà avanti. Posso stare tranquillo, va bene, questo è importante. No, aspetta, andiamo a mojito, dai, un No, no, non mi bistecchino. può. Ah, vabbè, se vuoi andare a mangiare, sì. Se solo un Perfetto. bistecchino veloce, poi ti lascio libero, va No, bene? no, poi portare a Sandy che c'è la macchina all'aeroporto di Sandy Ah, stesso. ottimo, ottimo, allora dopo andiamo a sentire. Una macchina da recuperare, cioè. Una macchina andava portata in salvo. Sì, Quell'antica l'ho macchina andava portata in salvo. dimenticata giù e quindi devo portarla su adesso. Papara, 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 alla caccia della macchina. Parlando, c'è già la radio in macchina, non ti preoccupare. Ho visto che hai i fari blu, vedi che hai i fari blu, guarda, di Sì, ma riflesso. anche l'entra c'è cioè, fare blu. Infatti sta cosa vi piacciono proprio i fari colorati a voi. Sì. Più o meno che cos'era questo verso? Sei diventato la Ero Geranium di io. fatto. Ero io. Vabbè, dimmi. Bravissima. Comunque, direi un menù come. Sì, fammi quelli due bistecchini Ok, bellissimi, buonissimi, perfetto. grazie. Ho 150 dollari, quant'è che costava? 300. Ho anche due mele. Buone le mele. Ti piace la marrone?
Merce rara la mela, sai? I fornitori non le portano. Ma come merce rara? Io le ho Ok. tipo 60 macchine. Cosa? Sì, le avevo messe da parte. Ma dove Uno le ha mi fa, se raccolte? vai in carcere, prendile. E io in carcere ci vado abbastanza spesso. E quindi ho detto, perché non prendere le mele? Dopotutto ho avuto 10 mesi di carcere, ho detto, cazzo, ho migrato le palle o raccolgo le mele ogni tanto. Le ho raccolte. Ci servono delle mele, te scusa. Boh, sai che. No, perché essendo merce rara io non vado mai in carcere a raccoglierle. E allora. Ce ne ho poche, capisci? Ne sono rimaste pochissime. Ah, ho Più che capito. altro anche tipo un po' di latte. Ce l'hai il latte? Si prende sempre in carcere il latte? In che senso si fa sempre in carcere? Il latte Nella si può prendere cucina, in Orlando. carcere. Nella In cucina ci cucina. sta il latte. Esatto, nelle cucine del carcere c'è il latte. Anche il latte è Ah. ancora più raro delle Ma io non ho mele. capito Il latte puoi dove... venderlo tipo $100 l'uno in A giro me hanno anche. detto che c'è latte in carcere, ma io il tempo che cerco dove è la stanza del carcere del latte, che mi dicono sei rilasciato, io devo essere sincero, sono lento, perché 10 mesi per cercare una stanza potrei anche sveltirmi un pochetto. Però, No, scusa se comunque. sto cercando. No, però. Cioè, no, il latte è merce rarissima. Cioè, tipo, gente che lo pagherebbe anche $100 il pezzo. No, ho capito. Allora Vuoi farti adesso un po' su di questa soldi? cosa Vai in qua. carcere e poi vendi il latte. Fai tipo Cazzo, sì, il venditore vado. di latte, tipo, in giro. Lattaiolo. Ti ho appena rubato una cannuccia, chiama la polizia. Cazzo, Ma? No. che palle, come ci finisco in carcere? Vado a prendere il Ci pensi tu, tornado. andiamo. Ah, Dai, no, ci pensi tu. Orlando, ma che tornado? E cose. Tornado è esploso, che tornado vuoi prendere? Cazzo, c'hai ragione, devo Come chiamare tornando l'assicurazione esploso, anche. Orlando? Che cazzo fa? Che E cazzo? chiama il meccanico che c'è in città, prima l'ho chiamato io, c'era. Cioè, mi è cascato l'elicottero sulla testa del Tornado. tornado. Sì, a caso un elicottero ha voluto atterrare sopra la testa di Orlando. Di Orlando e tornare insieme. Provo a chiamare il meccanico. Chiamalo, chiamalo. Guarda, dubito che ci possa essere. Io L'abbiamo tento. visto poco fa, quella Allora, arancione, bella. dove ce l'hai Ok, parcheggiato dopo. tu, Tornado? Tornado. Penso qui a Paleto, sai? A Andiamo a Paleto? vedere. Ah, ma è vero che mi ha la macchina, che cazzo sto aspettando? Andiamo. Allora, magari l'apro, ci avete ragione, scusate ragazzi. Niente. Vabbè. Ok, proprio passo, come pensavo, volessi guidare tu. La risposta al meccanico? Purtroppo no. Vediamo se qui. Io non penso sia qui, cioè, non ci vai mai a Pareto qualcosa. No, 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 i fili che sono molto più spesso qua che in altre parti. Però non è qui, hai ragione. Niente. Cazzo, meccanico! Ma non prendere sta schifo qua, No, prendila. no, no, pronto! Sei meccanico, scusami. No, assolutamente no. Sono Alfredo, avrei bisogno di un meccanico a Sandy Shores. Afri, sto arrivando, dammi un secondo che traccio la chiamata, un attimo Sì, che attacco il sì, sì. No, computer. no, 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 non tracciarlo, io sono a Paleto adesso, devo andare all'aeroporto di Sandy Shores, ci troviamo lì, va bene? Babbo. A già poco, ciao, ciao! Prendi la macchina elettrica, quell'altra Sì, però, quella no, ma bella. ho sbagliato, tranquillissima, ma come sei sempre agitata nella vita, fumati una canna, davvero? Ma no, ma che fumati la canna? Fumatela Ne tu. avresti bisogno! Fumatela tu, fumatela. Pensi te più, ma le servirebbe una canna? Mi sembra tipo la canna, bella. Dici? Va bene. Salite Ah, pure. bella, bella. Così ti senti anche più a tuo agio nella tua vecchia macchinina. Già, già. Chiami,
mi è scappata la cintura, un attimo che la rimetto. Ecco qui. Perché hai detto meccanico che ti chiami Rodolfo? Cosa? Perché hai detto meccanico che ti chiami un altro nome? Era perché mi ha chiesto se è Orlando e non so, mi ha spaventato. Quando iniziano così ho paura che vogliono uccidermi. Sì, sono la polizia a arrestarmi, le persone a uccidermi, quindi o tagliarmi le palle. Ultimamente tagliarmi le palle, quindi per sicurezza sono al freddo adesso. Poi vabbè, quando mi vedrai in faccia vedrò che sono io, ma quantomeno sarà senza la pistola pronta a uccidermi, capito? Capito, capito. Piacciono come macchine? Orlando? Come, scusi? Ti piace un po' come macchina allora? Sì, mi sto abituando, poi anche bella fresca, si guida bene, guarda che roba, ok, no, tira la strada, brava, brava. Sì. Mi sono dimenticato dove siamo andati, ah, lasciamo in ragazzi, c'è ragione. Alla porta di Sandy. Sì. Ti è piaciuto prima il viaggio nel sottosopra? Il Cosa? viaggio nel sottosopra? Prima, viaggio nelle foglie, ti è piaciuto? Io ho capito, ti sono piaciute le foglie. Il viaggio sotto le foglie, ti sono piaciute? Ti è Già, il piaciuto? viaggio sotto le foglie, ma guarda, il decidere del sottosopra è stata sicuramente un'esperienza unica più che originale. Io in realtà col paranormale ciò che fare spesso, le foglie di per sé non sono nulla di che. Però il sottosopra un po' mi ha sorpreso, non c'ero ancora finito. Capito, capito. E allora. Ah, c'è già il meccanico, cazzo, è un razzo. Allora, io sono Alfredo, forse è meglio. Ah, avevo capito, questo qua è Gesù, quello là, di era venuto a coso. Fate spazio cortesemente. Quindi tu non vuoi uccidermi? Sono Orlando, sì. E ti faccio vedere il problemone, cioè perché vorrei dire il problema, ma è Orla, ma che proprio. fai? Mi prendi in giro? No, ma scusa, perché non sapevo chi sono, chi fossi, io non ho la capacità di distinguere le voci a telefono. Allora, Sguaiato. Ai ai ai. Perché tieni sti cose enormi? Vado con ma ci metto il cazzo tutti, ma. Hai fatto un super lavorone, sei molto più veloce di quanto mi aspettassi. Ma Orlando, posso poi dopo provare a compri guidarlo? questa roba. Ma perché non me lo vendi? No, perché non te ne compri uno nuovo e dopo andiamo a fare il giro insieme, scusa. No, È vero, pure questo è vero, faccio una fattura, dammi un secondo. ok, perfetto.
Vado a fare benzina. Mi c'è una paura di esplodere questo benzinaio qua, io ve lo immaginate. Boh. Sali, sali, voglio Cose. farci un giro di prova che non l'ho mai provato, Orlando. Porca puttana. Non l'ho mai provato, arriviamo subito, eh. Ma si può andare ovunque con sta cosa? Orlando. Un attimo, sto pensando a una cosa difficile. Cioè? Adesso un po' non riesco a spiegartela così su due piedi, fammi finire il ragionamento dentro la testa, poi te lo espongo. Piano, cazzo, mi cago sotto! Se vuoi fare un giretto comunque vai sullo sterrato, puoi stare tranquilla. Orlando, ci sei ancora? Ti sei addormentato? Oh, Orlando!
Svegliati, oh! Cazzo! Ma te dormiti? Ma dove siamo? Mi sulla montagna siamo. Cazzo! Io mi ricordo che stavo pensando a cose importanti, poi mi sono appoggiato al vetro e... Guarda dove siamo. Cazzo! Oddio, ma vai piano! Andando piano. Ma è rischioso, eh! Andando piano, Neanche io sono così pace di fare queste cose con tuo rado. È divertente, però, vero? Avevo due ruote alte un metro e mezzo, Dio mio, avevo due ruote alte un metro e mezzo. No, vabbè, però c'ero paura. Magari inciampo nel dirupo, muoio e voi rimanete orfani. Lo faccio per quei figlioli. Mi puoi cortesemente portare all'aeroporto? Certo, stiamo andando ora. Mamma mia. È divertente sfogarsi con questo veicolo qua. Andare ovunque tu voglia, così, e fare quello che vuoi. Molto molto bello, sì, ci passi il tempo. Il problema è che la polizia quando ti vede ti dice a ricorrere, Robert incluso. Ah, ma cazzo, ma poverino, okay. C'era più, ma qua che aspettava. Siamo tutti via un attimo. Mamma mia, non l'avevo mai provato io, non l'avevo mai provato il tornado. Dai, sì, vedete, è sempre una prima esperienza per qualsiasi cosa. È proprio, ti rilassa provarlo, ti rilassa proprio. Sì. Allora, ragazzi, io adesso mi vado ad appoggiare là sul divanetto, magari ci vediamo nel pomeriggio, la sera, se non si sente da queste parti. Io adesso comunque dormo, probabilmente sarò in città questo pomeriggio, non credo di star qui a Paleto. Devo fare un po' di spesa, il supermercato, riempirmi il frigo, tutte queste cose. Capito. Vi saluto, ciao care, un abbraccione. Oddio, sono crashato pure io, no? Ciao Orlando, ci vediamo. Ma non è Orlando, ma... Chiedo, scusa. Sono spaventato. Mamma mia. Dico perché mi ha frizzato tutto perché è spunato quello lì con la macchina. Andiamo su Paleto, poi vediamo un attimo. Vediamo se c'è Frank per il pesce. Sono Elisa. Mit.
Ma? Buona, la mettiamo da parte, ma che non ci sa mai. Allora. Devo. Devo cercare di stampare un menu. Ma questo lo faccio aspettare dopo. Ora aspettiamo il cambio economia. Tra 9 minuti. Ciao, Elisa. volevo chiederti se ci hai pensato Dimmi. per l'offerta che ti avevo fatto del lavoro. Sì, ci ho pensato, non posso, Elisa. Ah, peccato, perché cercavo qualcuno. Ringrazio comunque per l'offerta. Ah, vabbè, niente allora. Vabbè, Restiamo sempre con quell'accordo, come la sì, spesa. dell'agenzia, a posto. Se ho qualche novità ti faccio sapere in merito al lavoro, d'accordo? L'altro lavoro. Sì, quello dell'agenzia. Ah, No, no, l'altro, quello che mi hai offerto. quello del Mojito, Sì, vabbè, fammi fino a quando sapere. c'è la possibilità. Sì, io se vuoi ora c'è bisogno, poi chi lo sa più avanti se avrò bisogno ancora o no. Va D'accordo, bene, ti allora ringrazio ci ancora. vediamo. Ok, Ciao. ci vediamo, ciao ciao. Che c'ho questa macchina io? Biscotti marijuana. Tazza MS. Me l'ha data ancora a Ciro. E niente. Oddio. Ecchide. Fa caldo, eh?
Ai ai ai, io adesso devo aspettare che cambia economia tra 5-6 minuti e poi dopo vedo se staccare o meno. Intanto chiacchieriamo un po', vediamo un po' che fare. Ti stai squagliando? Immagino, guarda, io da me oggi non fa tanto caldo, devo dire, da me oggi sono 25 gradi fuori, 26 dentro. Però ci sono stati giorni che ha fatto un sacco di caldo, cioè 36 gradi, ci vorrebbe del E niente. Almeno tu c'hai il mare, puoi entrarci, fare il bagno. Io invece abito lontanissimo dal mare. E niente. Ti chiudi in camera e addio. E niente, con la divisa poi. Speriamo che ci sia qualcuno, dai, se loghi, dai. Se no, non si fa niente, se no.
Va bene. Bene, ma cambia l'economia. In effetti gare sono 76. Vabbè, niente, quindi mi sa che è quitto. Allora, no. Mi sa che per oggi si fa niente. Se almeno non potevo andare a vendere un carico, niente, allora quitto. Ai. A questo punto non so più che fare, non c'è più nessuno con cui fare il roleplay. Se siamo in 4 io. Vabbè. Bene ragazzi, allora io vi ringrazio tanto per essere stati qui con me. Vi ricordo di fare punto esclamativo comandi per vedere i comandi, punto esclamativo YT per iscrivervi al mio canale YouTube. Fare punto esclamativo Discord per entrare nel mio server Discord. Vabbè, poi notizie, tutte varie notizie da lì. Vi saluto. Mi raccomando, punto esclamativo YT, punto esclamativo Discord. Entrate nei vari link e iscrivetevi entrambi. Vi ringrazio tanto per essere stati con me questa mattina. Si è fatto un po' poca roba. Siete stati con Orlando. Dovevamo fare anche altre cose. Purtroppo poi sono saltate. E quindi, ciao Totò, grazie. Beh, grazie da Emile, grazie da Emile per aver fatto i punti esclamativi. Bene, bene, io quindi vi ringrazio tanto. Per essere stati con me e vi lascio da. Scusate, sto un po' zitto, ma. Sto caricando una cosa. Ringrazio tanto per essere stati con me e vi lascio da. Dalla Location Games, mi raccomando, andate di lui e ci vediamo poi più tardi o domani con un'altra live. Ciao! Punti a testa. Allora.